Dal federale di oggi nasce il nuovo simbolo della Lega per le prossime elezioni. Sì, eccolo qua. Forti, liberi verso il futuro. Lega Nord, autonomie, perché diamo voce a tutte le patrie, le identità, le lingue, le culture, la voglia di lavorare a livello locale da nord a sud, saremo presenti in tutta Italia e basta euro per liberarci dalla gabbia, per uscire da questa gabbia di matti, per riprenderci controllo della moneta, del lavoro, del futuro e per dare speranza ai giovani. Romano Prodi ha detto che l'euro non si tocca, quindi se Romano Prodi dice che l'euro non si tocca vuol dire che la nostra è una battaglia giusta. E per la prima volta è presente anche un altro simbolo, quello del Freiheitlichen. È bello perché ci stanno dando una mano tanti autonomisti da nord a sud, dal Tirolo alla Sicilia, dalla Val d'Aosta alla Sardegna, passando per la Puglia e ovviamente passando per casa nostra, al Veneto, alla Lombardia, al Piemonte. Quindi la Lega che va a Bruxelles a difendere i popoli, a difendere i lavori, a difendere le lingue, le tradizioni e la famiglia. E quindi è un bellissimo simbolo, non abbiamo nomi, ma abbiamo progetti e quindi su questo penso che faremo delle belle battaglie. Tra l'altro la battaglia europea, abbiamo sentito, lancia una sfida anche a tutti gli altri partiti. Sì, il 25 maggio ci sarà un referendum fra il passato e il futuro, fra il partito unico dell'euro, e quindi che va da destra a sinistra, da Renzi a Berlusconi, purtroppo, e il partito che guarda al futuro, che vuole una sua moneta, un lavoro e una speranza per gente che ha voglia di lavorare. Quindi soli contro tutti, però i sondaggi e soprattutto la gente ci dice che abbiamo ragione, quindi tiriamo dritto. La gente che nel fine settimana ci ha dato 101.000 firme per i nostri 5 quesiti referendari. Da domani saremo presenti con i moduli per cancellare la Fornero come legge, purtroppo si può fare solo questo, e la Merlin per tassare la prostituzione in tutta Italia. Quindi si può firmare a Milano, a Torino, a Venezia, ma anche a Roma, a Caserta, a Taranto e a Palermo. Se arriviamo a 500.000 gli italiani potranno cancellare la legge Fornero e restituire i diritti a milioni di persone, cancellare la legge Merlin e togliere la prostituzione e il racket dalle strade. Chiederà anche a Renzi di firmare, abbiamo sentito. Io ogni giorno twitterò a Renzi alle 6 della mattina, visto che lui si sveglia presto, se firma per cancellare le prefetture e per cancellare la riforma Fornero e per cancellare la legge Merlin. Cioè se firma per il futuro, sta raschiando il barile perché non sa dove sono i soldi, tassare la prostituzione e cancellare le prefetture comporterebbe un risparmio di più di 4 miliardi di euro per gli italiani, quindi o le sue sono chiacchiere oppure lo invitiamo. Tanti elettori di Forza Italia, del Partito Democratico e di Grillo sono venuti e verranno a firmare questi referendum che non hanno un colore politico, quindi aspettiamo anche Renzi, se è una persona seria. Prima avete parlato di social network, era un messaggio diretto a Grillo, siete avanti rispetto al movimento, vi sentite in questo stato? Noi siamo nelle piazze ed eravamo in 1300 piazze in un fine settimana e questo è il nostro orgoglio, siamo sul web, però con gente vera che si conta in carne e ossa. Io adoro comunicare tramite social, però la vita reale, quella che preferisco è quella dell'uomo e della donna in carne e ossa che si ferma, che contesta, che propone. E quindi i partiti che esistono solo sull'etere mi preoccupano. Io esisto sull'etere, ma la Lega esiste anche nelle piazze, nelle parrocchie, nelle università, negli ospedali, quindi questa è la nostra forza. Perché gente del movimento è, cioè, la gente vera, perché chi vota per il movimento non è. No, chi vota 5 Stelle ha tutto il mio rispetto. Purtroppo quel voto è un voto che poi serve ad altro, perché chi ha votato 5 Stelle ha mandato in Parlamento gente che ha cancellato la Bossi-Fini, che ha cancellato il reato di immigrazione clandestina. Chi ha votato e voterà 5 Stelle perché è contro l'euro rimane con un pugno di mosca in mano, perché sia Casaleggio che Grillo non hanno mai detto fuori dall'euro. E quindi massimo rispetto per gli elettori del Movimento 5 Stelle che sono incazzati e li capisco in buona parte, purtroppo però poi il loro voto a Roma e a Bruxelles si trasforma in niente. Ribadisco che fino a che ci sarà un consigliere comunale della Lega Milano non concederemo un metro quadro di spazio per una moschea, perché fino a che l'Islam tratterà la donna come un essere umano di serie B e non riconoscerà i valori e le conquiste di libertà dell'Occidente, di moschee a Milano non ne sentiamo alcun bisogno. Come è definita la Boldrini su Facebook? Una clandestina. Perché è arrivata clandestinamente alla presidenza della Camera, una che mi dice che non si possono accogliere i turisti e trattare male i clandestini, ha qualche problema, perché la presidente della Camera dei cittadini italiani, le pagano lo stipendio i cittadini italiani, non i clandestini che sbarcano, e quindi o si ricorda chi le paga lo stipendio oppure non faccia più il presidente della Camera.